a sua eminenza reverendissima il cardinale Crescenzio Sepe, in occasione del 20° anniversario della sua ordinazione episcopale, la cittadinanza onoraria quale pubblico attestato dei sentimenti di stima, affetto e gratitudine della città di Napoli, Palazzo San Giacomo, 15 giugno 2012, il sindaco Luigi De Magistris. Con queste parole, nel corso della solenne cerimonia a Palazzo San Giacomo, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha conferito la cittadinanza onoraria all'arcivescovo metropolita Crescenzio Sepe, che l'ha accolta così. Dico subito che ne sono onorato e orgoglioso per l'alto valore e il significato del conferimento, che mi rinnova emozioni passate di ragazzo della provincia di Caserta, che guardava a Napoli un po' come una chimera e sognava di conoscere, di visitare questa città così grande, bella, importante, accogliente e, diciamo proprio in una parola, impareggiabile. Una città da rispettare, da amare, a dispetto delle tante offese, dei tanti tradimenti subiti, delle tante violenze, delle tante ingiustizie consumate negli anni e nei secoli ai suoi danni. Per rendere evidente l'amore senza fine nutrito per questa nostra grande città, che è il solo titolo di merito che posso riconoscermi, posso esibire una testimonianza che non tradisce. La mia chiesa, questa chiesa di Napoli, che mi ha insegnato ad amare ogni giorno sempre di più questa nostra, e da oggi un po' più mia, unica, incomparabile e cara città. Grazie. Nel suo discorso il cardinale ha spiegato anche che essere cittadini di Napoli significa essere parte della sua storia, aggiungendo che sta seguendo ed apprezzando lo sforzo di cambiamento che l'amministrazione sta portando avanti e che insieme bisogna innescare nuove spinte alla condivisione e alla sinergia tra le istituzioni e i diversi settori della società. Ha poi toccato vari temi legati all'attualità, soffermandosi soprattutto su quello del lavoro, condiviso e ripreso dal sindaco, che ha specificato che senza il Sud non si cresce e che Roma deve accorgersi che Napoli è una delle città più importanti del mondo e merita un'attenzione particolare, spiegando infine che il valore di questa decisione è anche il messaggio di unità sempre più forte tra mondo laico e religioso. Questa cittadinanza oggi ha un valore molto forte in un momento di crisi, quello dell'unità tra le persone e le istituzioni che lavorano per il bene comune. Questo termine bene comune, che io utilizzo spesso, l'ho sentito utilizzare anche da sue eminenze, ed è proprio nei valori della cristianità e del mondo cattolico. La sobrietà, il bene comune, la natura, l'essenza della vita contro le logiche di un consumismo che poi ci ha portato probabilmente anche a questa crisi, che è una crisi strutturale e che è una crisi anche di valori. Allora, la nostra città ha l'ambizione di mettere insieme le persone migliori, e Napoli, la stragrande maggioranza delle persone sono persone per bene, che apprezzano che le persone si uniscano e non si dividano. Quindi questo, la giornata di oggi, ha un valore molto forte. Ovviamente ha un valore molto forte anche per quella capacità che ha la Chiesa Cattolica di unire tutte le religioni, perché credo che sia importante questo messaggio di uguaglianza che poi è sancito nella Costituzione repubblicana.